Non si redige verbale questa mattina, non si redige verbale. Protagonisti dello scontro verbale da un lato e funzionari della Terna, società incaricata della realizzazione del tanto polemizzato elettrodotto, dall'altra Daniele Del Grosso, deputato 5 Stelle, in questo caso inaspettatamente proprietario del terreno dove i funzionari volevano piantare i temuti picchetti che da quel momento avrebbero occupato il terreno situato in località Villa Reglia vicino al centro commerciale Megalò. Per la prima volta si sono ritrovati a scontrarsi direttamente con un portavoce 5 Stelle, la Terna ovviamente non lo immaginava, ci siamo battuti per, diciamo, avendo questa occasione e siamo riusciti ad ottenere un grande risultato perché l'occupazione è stata sospesa. Al presidio il grillino non era solo, accanto a lui pronti ad opporsi c'erano Gianluca Vacca, Andrea Colletti, Carlo Sibilia, Manlio Di Stefano e Michele Dell'Orco, ma anche la capogruppo in consiglio regionale Sara Marcozzi, assieme ad attivisti e cittadini contrari al progetto. Una procedura poco ortodossa, quella degli espropri di Terna, che il Del Grosso sintetizza così. La Terna, i funzionari della Terna adottano queste piccole strategie, magari non c'è nulla di illegale, però entrare su un territorio, su un terreno, senza farsi vedere, diciamo passando da dietro perché magari davanti trovano delle persone che cercano di fare un cordone, è una vigliaccata secondo me. Cercano di nascondersi, di entrare, di fare il più velocemente possibile a mettere i picchetti per poter andare via il prima possibile senza scontrarsi con chi si oppone, in questo caso con noi. A livello legale quale sarebbe la procedura? C'è una notifica da parte della Terna poi? Certo, la Terna notifica un atto d'urgenza per l'occupazione del terreno, ci viene dato un giorno ben preciso con un orario ben preciso, in questo caso si trattava di martedì alle ore 10, ci si dà l'appuntamento, ci si incontra sul terreno e da lì inizia tutta la procedura. Molto spesso loro arrivano sempre un quarto d'ora prima, in maniera tale da cercare di non incontrare nessuno sul terreno, di risolvere la cosa nell'arco di 5 minuti e di andare via. I grillini sono riusciti a evitare l'occupazione del suolo da parte di Terna e annunciano la volontà di farlo anche per altri liberi cittadini.